Il mieloma multiplo è un tumore del sangue raro che ha origine nel midollo osseo, causato dalla proliferazione senza controllo delle cosiddette plasmacellule. Nel tempo sviluppa anemia, insufficienza renale e lesioni ossee. In questo momento la terapia del mieloma multiplo si distingue per quanto riguarda, diciamo così, la possibilità o meno di fare terapie ad alte dosi, autotrapianto di midollo. Quindi i pazienti più giovani e in buone condizioni hanno una terapia caratterizzata da essere un po' più aggressiva e che prevede la combinazione di 4 farmaci, si chiama daratumumab, bortezomib, talidomide ed esametasone come fase di induzione. Successivamente c'è una terapia di intensificazione che è l'autotrapianto di midollo e quindi una fase di consolidamento e poi di mantenimento. Il paziente più anziano in questo momento ha più possibilità, diciamo così, di terapia, in principio di essere meno aggressivo e mantenere più una terapia di tipo cronico per cercare appunto di cronicizzare la malattia. Il farmaco, diciamo, la terapia che è preferita è una tripletta fatta di un anticorpo che si chiama daratumumab, appunto come per i pazienti giovani, associato a lenalidomide ed esametasone. Con queste terapie qua, diciamo, le prospettive di controllo di malattia nei pazienti più giovani passa 10 anni e nel paziente anziano, che significa oltre i 65-70 anni, la mediana di sopravvivenza libera della malattia passa i 5 anni e la prospettiva di controllo di malattia si avvicina ai 10 anni. Ovviamente tutti gli sforzi della ricerca sono rivolti alle terapie per dare speranza a tutti i pazienti, giovani e meno giovani. Ecco una delle terapie più innovative e rivolte al futuro. Istamab è una terapia che sarà disponibile a poco e che rappresenta una, diciamo così, una importante innovazione nella cura del mieloma, in quanto ci si spinge in quella che è la immunoterapia, ossia il sistema con cui diciamo siamo in grado di controllare la malattia utilizzando il nostro sistema immunitario. Futuro significa aspettativa di vita più lunga e una speranza. In questo momento le prospettive per i pazienti con mieloma sono molto migliorate e sono molto migliorate perché si sta spingendo in questo, diciamo, sistema che vede nell'immunoterapia il principale meccanismo di controllo di malattia. La prognosi del mieloma era all'inizio degli anni 90 di 3 anni, la sopravvivenza dei pazienti con mieloma. Adesso, secondo me, abbiamo superato i 5 anni, ci avviciniamo ai 10 anni per tutti i pazienti.